Allora, è venuto a trovarci Emilio Fede, buongiorno. Salve. Che succede col cavaliere? Non vi sentite più? Non la chiama? Non vi vedete? C'è stata ultimamente una mezza litigata. Questa è una domanda che molti si pongono. È una domanda interessante. Ma dopo un periodo lungo... Ma è molto tempo che vi conoscete! Di amicizia vera. È una vita che siamo amici. Tale era e tale rimane. Dio, se mi manca! Può il premier di un paese, quello che rappresenta l'Italia all'estero, avere questo tipo di vita? Mamma di questo, sta bella, sta zoccoli. Rubi non l'ho invitato io ad Arcore. Certa gente non si deve più invitare. A me mi fa impressione pensare che la Boccassini dice che il sistema è fatto da te. Ma guarda che può essere vero. La Minetti, sì. E lei le mora. Beh, ma sarà capito, io me ne ero accorta da un pezzo. La Boccassini dice, essendo così legato a Berlusconi... Ma allora siete proprio amici, amici, amici. Non può non aver detto a Berlusconi, attento che è una minorenne. Beh, amici nel senso che lui, poveraccio, non fa altro che chiamarmi. Io con lei non ho scambiato neanche una telefonata. Al telefono non gli avrei dato 2 lire. Le versioni di Rubi sono strane. Ah, sono andato giù, dice un sacco di fregnacce. Che io ero andato a prenderla con la mia macchina. Ma potevo piar Porsche. Ci sono le versioni di varie ragazze. Chissà tu quante donne ci avrai avuto. Arrivavano a Pullman queste ragazze qui. No. Più che donne sono state avventure, episodi. Questa orgia... Orgia fa sto cornuto! Se lui poi restava da solo con qualcuno a fare i suoi... Mandrillo da niente, eh? Quante cazzate si possono dire al telefono? Sapessi quante cazzo... Non dire altro.